Buonasera a tutti. Prima di tutto ringrazio le persone che sono accorse in questo posto meraviglioso, in quelli di Giugliano. E poi passo un po' a presentare il parterre di questo pomeriggio. Parto da Osvaldo Danzi, che si occupa prevalentemente di selezione del personale per varie aziende e negli anni ha cercato di migliorare la modalità di ricerca del personale grazie all'utilizzo dei social media. Poi abbiamo Luigi Centenaro, che è il primo personal branding strategist italiano, è anche coautore del libro Personal Branding e poi ha fondato www.personalbranding.it, il primo sito italiano interamente dedicato al personal branding. Poi, vabbè, docente presso anche numerose scuole di formazione e istituti universitari. Vabbè. No, diciamo, va bene, nel senso che era la parte più importante, forse. Stefano Besana, Digital Transformation, con Emanuele Quintarelli ha realizzato e promosso la prima Social Collaboration Survey italiana sui temi del social enterprise e delle piattaforme collaborative online. Il suo blog è www.sociallearning.it. Ancora abbiamo Davide Basile, che in rete è conosciuto come Cavacumi, laureato in economia aziendale alla Federico II, un passato in Ninja Marketing, attualmente è Digital International Marketing Specialist in Original Marine e stasera sarà qui proprio a presentare un suo case history. E ancora, ultimo ma soprattutto non per ordine di importanza, Luca Carbonelli, che è presidente provinciale dei giovani imprenditori del CNA di Napoli, direttore marketing e comunicazione della torrefazione Caffè Carbonelli. Qui abbiamo vari brand e grazie a lui che abbiamo il salotto del caffè. E dal maggio del 2012 cura la corporate blog del Salotto del Caffè, tra i primi corporate blog italiani basato sul crowdsourcing. E dal settembre 2013 è project manager per Blog Live. Io mi chiamo Antonio D'Amore, mi sono messo per la fine perché sono quello meno importante, e insegno al Suor Sola Bene in casa di Napoli alla cattedra di comunicazione strategica di imprese. Sono un giornalista e ho avuto varie collaborazioni, ancora collaboro con grossi brand per quanto riguarda il marketing strategico, strategic marketing. Allora, oggi siamo qui per parlare di corporate branding. C'è ancora molta confusione. In Italia, soprattutto quando si parla di corporate branding, molti, soprattutto per quanto riguarda il business, continuano a identificare il termine brand con il nome dell'azienda o ancora, cosa un po' più drammatica direi, con il nome di un prodotto, una linea di prodotti. Questo è quello che sento un po' in giro. Quindi, un brand quando è fortemente associato, in generale ad elementi grafici, dopo ce lo spiegherai ancora meglio, con un logo, semplicemente con un messaggio o uno slogan, questo è un po' un concetto, pubblicitario. Oggi vogliamo un po' uscire dai concetti pubblicitari, vogliamo dire che dietro dei brand o comunque dei grandi brand ci sono dei grandi imprenditori. Ci sono degli imprenditori che, ci mettono il prestigio, ci mettono il nome, ci mettono soprattutto la faccia. E, il concetto più profondo di brand, quindi, va molto al di là della pubblicità, è estremamente più potente e connesso alla storia, e a una storia intima dell'azienda e ai suoi valori soprattutto, è per questo che chiamiamo corporate brand identity. Iniziamo a parlare con Stefano, a cui cedo subito la parola. Anzi, la tua è una ricerca molto importante sulla Social Collaboration Survey, che è una cosa molto importante, unica probabilmente in Italia, comunque ne sono state fatte pochissime. Ti cedo la parola. Sì, allora la ricerca che abbiamo condotto io e Emanuele Quintarelli è stata una delle prime, anzi diciamo la prima in Italia, a trattare uno dei temi che oggi è fortemente sentito. Il tema è quando appunto, come giustamente veniva introdotto, che è quello della social collaboration. Che cos'è la social collaboration? È l'utilizzo di tecnologie digitali, collaborative e comunque mutuate da quelli che sono gli approcci dei social all'interno dell'organizzazione. Perché ha senso oggi ed è importante parlare di social collaboration? È importante perché oggi le aziende sempre di più hanno capito che da un lato devono dotarsi di strategie di comunicazione, di marketing, di CRM verso il digitale e che abbracciano quelle che sono le lezioni del digitale o appunto dei cosiddetti social media. Quello che non tutti hanno capito, che comunque solo in parte è stato capito, è che anche all'interno dell'organizzazione, no? Questa classica distinzione tra ciò che sta tra virgolette all'esterno dell'organizzazione,
ciò che sta all'interno, anche l'interno oggi deve cominciare a ragionare in un'ottica collaborativa, in un'ottica social, in un'ottica di trasparenza, in un'ottica di apertura di comunicazione. Questa ricerca che è stata lanciata appunto nel luglio dell'anno scorso e si è conclusa nell'arco di 3-4 mesi di questionario, di ricerca, appunto poi i dati sono stati pubblicati a fine anno scorso, inizio di quest'anno, ha voluto proprio indagare quelle che erano le dimensioni cruciali di quella che era la collaborazione all'interno delle aziende italiane. È nata un po' per sostanzialmente alcuni motivi. Il primo di questi è che non esisteva una ricerca settoriale sul nostro paese. Molte di queste ricerche erano spesso ricerche dell'MIT, di università americane, piuttosto che di altre prestigiose università, per esempio del Regno Unito. Quello che mancava era un qualcosa che localizzasse il fenomeno anche nel nostro paese, con quella che è la specificità poi di fatto del nostro paese, la realtà di piccole e medie imprese che lo contraddistingue, la realtà socio-economica e culturale che lo contraddistingue, e quindi abbiamo voluto un po' mappare appunto attraverso questa ricerca alla quale hanno partecipato oltre 300 aziende italiane proprio lo stato dell'arte della collaborazione in Italia. E quello che ne è emerso ha un po' stupito anche noi, nel senso che da un lato abbiamo visto come assolutamente la social collaboration e l'introduzione di questi approcci definiti appunto di social collaboration o di social enterprise a livello più esteso non siano assolutamente considerati da molti dei nostri interlocutori che abbiamo avuto il piacere di intervistare e dalle realtà che abbiamo avuto il piacere di analizzare, non sono considerati come fenomeni passeggeri. Sono considerate anzi di un'importanza fondamentale. Un dato su tutti è che il 75% delle aziende intervistate ritiene che la social collaboration sarà da qui a 3 anni fondamentale per potersi affermare sul mercato e poter realizzare veramente un salto qualitativo anche molto, molto significativo. Ragionare in questi termini significa ripensare un po' l'azienda, ripensare un po' le modalità di lavoro, ripensare i concetti di trasparenza, di partecipazione, ripensare una serie di attività che appunto l'azienda porta avanti. Altri dati significativi che abbiamo avuto modo di analizzare sono per esempio la capacità che hanno avuto le aziende che hanno avuto successo, che hanno avuto un alto grado di adozione di questo tipo di tecnologie al loro interno, quali fattori le hanno contraddistinte. Ebbene, le aziende che hanno saputo ragionare in maniera molto efficace e hanno saputo ottenere dei risultati molto significativi in termini di collaborazione sono le aziende che prima di tutto hanno saputo coinvolgere dal giorno zero il top management, quindi che si sono fatte che sono state in grado di avere uno sponsorship molto forte dall'alto e dal top management. Sicuramente un altro tema è quello del budget. Molte aziende non solo soprattutto tra quelle che hanno avuto successo hanno investito anche budget significativi nel trasformare, nel digitalizzare a 360 gradi l'azienda, ma hanno investito anche il budget su due asset fondamentali, non soltanto su uno. Quali sono? Da un lato la dimensione tecnologica, la dimensione informatica, banalizziamo in questo modo, dall'altro lato la dimensione culturale di trasformazione, di formazione anche nei confronti delle persone, perché un cambiamento di questo tipo passa sì dalle tecnologie digitali, ma in realtà non è di fatto una trasformazione unicamente digitale, ma è un qualcosa che passa anche e soprattutto dalla modalità e dalla capacità delle persone di intendere diversamente l'organizzazione. Poi il report è non sto qua ad annoiarvi con i dati, perché comunque l'indagine è pubblica e potete scaricare tranquillamente il report dal sito che vedete qua dietro, che è www.socialcollaborationsurvey.it. Potete scaricare tranquillamente tutto l'estratto di ricerca, che sono 50 pagine e di analisi appunto con i dati che analizzano questo tema. Il messaggio un po' che mi piaceva comunicare in questo senso qui oggi è un po' questo, no? Che oggi le aziende parlano molto di social, intendono essere proprio social a 360 gradi. Quello che spesso non è ancora stato capito è che essere social vuol dire realmente trasformare l'organizzazione, ma anche proprio a livello di modalità culturale di cambiamento organizzativo. Vi cito un esempio su tutti: circa un paio di settimane fa è uscito un articolo su Repubblica che analizzava un grosso cambiamento culturale fatto da BMW.
BMW, casa automobilistica che conosciamo tutti quanti, ha deciso a livello di headquarter, a livello tedesco, di considerare nel computo dell'orario d'ufficio delle persone, o comunque della loro retribuzione, delle ore che gli vengono retribuite, tutti i tweet, i messaggi su Facebook, piuttosto che le email, piuttosto che le telefonate che avvengono fuori da un orario di lavoro, ma che magari hanno un contesto, un contenuto lavorativo. Quindi magari io scrivo a persone attraverso Facebook o attraverso Twitter, però mi sto interfacciando con loro magari per parlare di lavoro, o comunque sto facendo uno dei temi che Luigi conosce molto bene, di cui parlerà oggi, che è personal branding, cioè l'imprenditore che parla a suo nome, ma portando avanti il suo nome porta avanti anche quello dell'azienda. Ebbene, BMW ha deciso di considerare tutto quello che avveniva fuori dall'orario di lavoro come parte dell'orario di lavoro. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire adottare un cambiamento culturale sicuramente molto più aperto, molto più social, inteso come social appoggiato alle tecnologie, ma social inteso anche come cambiamento proprio di socializzazione e di collaborazione delle persone. Ecco, considerare anche nel computo delle ore e nelle competenze delle persone anche questo significa proprio cambiare la modalità culturale di ragionare. È chiaro che le persone non saranno più portate a fare il loro compitino, tra virgolette, dalle 8 alle 18, dalle 9 alle 18, ma appunto a generare veramente del valore. E oggi essere social, fare social collaboration, diventare una social enterprise, a mio avviso, a nostro avviso, è proprio questo, cioè l'azienda che crea e costruisce valore non soltanto per sé in termini economici, ma per tutti quelli che sono gli attori coinvolti nel panorama organizzativo. Quindi l'azienda crea valore per sé, crea valore per i propri stakeholder, per il management, crea valore per i dipendenti, quindi i dipendenti sono valorizzati dall'azienda, quindi in termini anche di collaborazione, di valorizzazione delle idee. L'azienda crea valore anche per i consumatori. No? Questa è un po' una delle barriere che i social media hanno abbattuto, il social customer, no? Il consumatore, il cliente che riesce paradossalmente a mettere in crisi un'azienda o a rafforzarla in modo molto, molto efficace con le sue iniziative. Ecco, un'azienda che riesce a trasformare, a diventare un polo che genera valore per tutto il suo ecosistema, ecco, quell'azienda è sicuramente un'azienda che può essere considerata una social organization, una social enterprise, cioè un'azienda che ha adottato determinate tecniche e strategie a livello culturale, a livello organizzativo, a livello tecnologico, per poter massimizzare questo valore che viene co-creato all'interno del suo ecosistema esteso. Stefano, giusto qualche domanda. Sì. Questa ricerca naturalmente sarà stata fatta su scala nazionale. Allora, quali sono le percentuali divise un po' per nord, centro e sud di dipendenti che sono a conoscenza o comunque che sono fruitori dei mezzi social che mette a disposizione la propria azienda? Allora, è corretto, la ricerca è stata condotta su tutta Italia, nell'arco appunto un questionario che è stato erogato online, è stato diffuso attraverso la nostra rete di contatti chiedendo una mano alla collaborazione appunto. E, le aziende italiane rappresentate sono di vario profilo. Ci sono aziende di grosse dimensioni che in Italia sappiamo non essere moltissime, ci sono aziende di medie dimensioni, aziende di piccole dimensioni, a livello trasversale più o meno tutte le industrie sono rappresentate, quindi abbiamo aziende del manifatturiero, aziende del food, aziende dell'ambito della moda, piuttosto che tante altre aziende anche degli arredamento, quindi sono tutte ugualmente rappresentate. A livello di percentuale anche qui sono ugualmente rappresentate, è abbastanza bilanciata la percentuale tra nord, sud e centro. Quindi la fotografia è abbastanza, diciamo, realistica di quello che è uno stato dell'arte un po' trasversale su tutto il nostro, paese. Per quanto riguarda gli strumenti, è chiaro che c'è da fare una distinzione. Molte aziende, diciamo quelle più avanzate, hanno implementato veri e propri strumenti che sono come dei social network, come dei Facebook aziendali, per intenderci in modo molto, molto semplice. Sono come degli strumenti proprio che vengono definiti di enterprise social network, e sono strumenti che aiutano l'organizzazione a gestire la comunicazione interna, l'onboarding delle risorse, la formazione delle risorse, la selezione del personale, piuttosto che tutta una serie di attività che un'azienda di medie e grosse dimensioni effettua, gestirle in maniera socializzata, quindi di vera e propria socializzazione dei processi, quindi aziende che hanno adottato un modello più evoluto. Aziende che hanno adottato un modello meno evoluto, o che comunque si stanno approcciando a questo modello, si stanno avvicinando, magari hanno semplicemente tra virgolette adottato strumenti come potrebbero essere per esempio un wiki, una Wikipedia aziendale, attraverso la quale condividono la conoscenza e costruiscono della conoscenza all'interno. Questo che vantaggi ha a livello pratico per l'impresa?
riduce i tempi di gestione, riduce lo scambio di mail, di informazioni, la ridondanza anche dell'informazione, centralizza la conoscenza e permette anche di cristallizzare in un certo senso la conoscenza, no? C'è un famoso modo di dire, non so se era l'ex direttore di HP o di un'altra azienda informatica, che diceva appunto: se noi sapessimo effettivamente tutto quello che sappiamo, saremmo assolutamente più innovativi di quello di cui non siamo, no? Quindi se l'azienda riuscisse veramente a capitalizzare, a mettere a fattor comune le risorse individuali, il valore ancora una volta che le persone hanno attraverso questi strumenti, che sono dei contesti che abilitano a questo tipo di approccio, ecco, sicuramente l'azienda riesce a costruire un valore molto maggiore. Ieri ho avuto, mi sono capitate due cose nella stessa giornata. Ho letto un interessante articolo su Repubblica dove si parla di Manager 2.0 e ho avuto il piacere di fare un convegno all'università con Luca Virginio, che è il Chief Communication per quanto riguarda Barilla, e si parlava molto di accentrare sull'imprenditore anche la figura del manager. Allora ne volevo parlare con Luigi Centenaro, che è proprio per parlare dell'imprenditore che promuove il brand di se stesso, quindi sempre più al centro e sempre più manager questo imprenditore. Sì, ed è molto interessante quello che diceva Stefano, no? Perché l'atteggiamento di oggi di avere i social in mano, di avere in mano internet, ci permette tutti di diventare media, no? Oggi siamo 5 media, anzi 6, no? Perché e una volta, per poter parlare a potenzialmente tutta l'Italia che in questo momento ci sta ascoltando, ovviamente, no? C'era da avere una televisione, dovevamo comprare una televisione o un giornale, e adesso invece effettivamente possiamo parlare tutti potenzialmente anche in TV, no? E questo alcuni imprenditori hanno saputo sfruttarlo bene, perché questo strumento gratuito, che è potenzialmente gratuito ovviamente, internet, è uno strumento potentissimo per far arrivare a qualcosa di più. Oggi è strano parlare con le aziende. Io sinceramente, ogni volta che un'azienda mi risponde su Facebook o su Twitter, mi trovo a disagio, no? Perché sto parlando con chi? No. Quando invece parlo con Luca, che è un esempio assoluto, no? Di molto ottimo esempio di come un imprenditore sta raccontando il brand dell'azienda da una parte, ma dall'altra parte anche, diciamo, il brand di se stesso, no? Certo. E questo è veramente interessante, perché effettivamente Luca, per esempio, con queste iniziative sta contribuendo alla società, portando comunque del valore da un lato, no? E da un lato però comunicando anche alla sua azienda. Ma se lo fa l'azienda è promozione, se lo fa la persona parla un linguaggio umano, parla il linguaggio che parliamo tutti. Non pensi che si stia ritornando un po' al passato per fare un passo verso il futuro? È interessante come immagine. Sì, per certi versi siamo partiti da una esplosione dei social, un utilizzo forsennato e molto sbagliato probabilmente, anche in termini per esempio di come una volta avvenivano le amicizie, no, sui social media. Adesso ci rendiamo conto che è esattamente come uno deve essere una persona normale fuori, no, dai social, dovrebbe esserlo anche dentro i social. Allora scherzavamo prima seduti sul divano mentre aspettavamo di iniziare, dicevamo: no, ma ti immagini se uno di noi partisse con un upselling, no? Improvvisamente promuovendo se stesso a quello di fianco. Cioè uno diceva: sei pazzo, sei impazzito improvvisamente, no? E invece nel momento in cui avviene sui social, pensiamo che tutta la nostra personalità, la nostra umanità debba scomparire, ci trasformiamo in aziendalese. Ed è strano pensarci, no? Perché è come se superassimo i tornelli dell'azienda e diventiamo improvvisamente dei robot e iniziamo a parlare in aziendalese, quindi con tutti i termini della pubblicità, no? E invece le persone, se iniziano a farlo, gli amici su Facebook dicono: oh, ma la smetti? E quindi se uno veramente, c'è un concetto che un'americana ha chiamato la brandpreneurship, cioè l'imprenditore, l'entrepreneur, no? Che cura sia il brand dell'azienda che il brand di se stesso, quindi il brand delle sue aziende magari. In Italia abbiamo un esempio eclatante che è appunto Luca, poi abbiamo anche Grom per esempio, no? Però, scherzi a parte, no? Cioè assolutamente una cosa interessante, perché ai fine dei conti qualcuno ci mette la faccia in questo modo. Beh. E tu hai anche un bel progetto che prima mi stai spiegando, magari è interessante anche spiegarlo alle persone che ci guardano su internet, anche le persone che sono qui da noi, che è il Personal Branding Canvas.
Sì, ti ringrazio. Per me ovviamente è un piacere raccontarlo in continuazione, perché a parte il fatto che è una settimana che l'ho lanciato pubblicamente in Italia, in realtà all'estero è un po' che già lo trattavo come argomento. Una delle mie più grandi difficoltà in consulenza, che proprio mi occupo di fare consulenza ai top manager piuttosto che ai più grandi professionisti, no? Era quella della comprensione di queste tematiche del branding, della comunicazione. Come ben sai, visto che lei insegni, insegnare il branding è difficile. Difficilissimo, direi. E allora io tutte le volte mi accorgevo che tanto della mia consulenza, del mio training, no, del mio, diciamo, fare formazione, veniva perso, tra virgolette, nella formazione sul branding, sulle teorie, sulle strategie. Al che un altro problema è che, come tutti ai corsi, vogliamo portarci a casa qualcosa, giusto? E dopo aver fatto 6 ore di branding, la gente aveva mal di testa. Quando iniziavo a parlare di LinkedIn o parlavo di strategie social per promuovere se stessi, si svegliavano, no? Ok, portavano a casa le cose interessanti, poi mi dicevano: possiamo fare un'altra giornata su queste cose? Quando alla fine io dico sempre che gli strumenti non sono il punto fondamentale, cioè come il telefonino, non è che facciamo delle lezioni al di telefonino, giusto? Come non facciamo delle lezioni di telefonino, che di per sé è un social media, no? Non facciamo anche delle lezioni di Facebook, dico, no? Quindi in teoria l'importante è essere persone significative al telefonino e su Facebook, se no nessuno è interessato ad ascoltarci. Così pian piano sono approdato alle tecniche che vengono definite del business design, che non è quelle idiozie che facciamo a Milano, tipo il design delle lampade, no? Che fra un po' arriva la settimana del design. Cioè vediamo delle porcherie immense, ma anche cose bellissime ovviamente. Anche molto costose. E anche molto costose ovviamente, perché è il design del business, che è una cosa molto nuova e molto bella. Cioè l'idea di progettare il business. E in queste tecniche una in particolare è quella del business model canvas. Se mi permetti faccio vedere velocemente una... Ops, qua parte un video. Vabbè, questo video lo mostro sempre, ho la licenza di uccidere. Io lo conosco bene. Però che racconta vedere. Cos'è il personal brand, visto che è partito. Si abbassano un po' le luci così facciamo via. Come vedete questo cane ne sa di più di marketing di tutti i presenti in sala, no? Ups, un attimo di andare avanti perché sennò ripartono altri video. Quindi partendo da questi concetti del business design, che è il visual thinking, no? Quindi anche atteggiamenti un po' moderni di progettazione, facendo un corso proprio di Business Model U, che è un modello, una specie di mappa per gestire il modello di business della persona. Non è una mappa, ma è proprio un framework, una rappresentazione visuale di un processo. Facendo il corso di Business Model U mi è venuto in mente, ma perché non applicarlo al branding? Che in fin dei conti il branding altro non è che un processo con cui la persona o l'azienda comunica una promessa di valore. Non una promessa, diciamo, non del valore proprio, del porta, il valore con i canali, no? Proprio comunica una promessa di valore alle persone e alle aziende. E in cambio cosa ottiene? Un valore immateriale. Un valore immateriale tipo notorietà, prestigio, rispetto. E questo è un ragionamento tipico del branding. Però modellarlo con una mappa è stata un po' la mia piccola innovazione, no? Quindi di utilizzare questo framework che semplifica enormemente l'approccio al branding, perché ci sono in 9 blocchi ci sono tutte le informazioni che uno deve sapere per fare branding, quindi per identificare prima di tutto la promessa di valore che lo rende unico, che rende una persona interessante e speciale, no? E poi capire con quali strumenti andare a posizionarsi nella mente del cliente. In basso, come vedete, ci sono poi sono 3 le sezioni, no? In alto a sinistra abbiamo proprio noi. Perché, come avete visto, abbiamo in alto a sinistra abbiamo chi siamo, cosa offriamo
e perché siamo credibili, che sono i tre punti fondamentali sia del personal branding ma anche del branding. A destra abbiamo l'audience, quindi anche il target di clientela, piuttosto che i benefici, quindi la promessa di valore che portiamo ai nostri clienti. Ma nella target di clientela, nell'audience, oggi, come ben sappiamo, non c'è solo il cliente, ma c'è anche l'influencer, il blogger, l'opinion leader, ma anche le tribù, le community che loro frequentano, no? Ducati è uno dei casi, voglio dire. Bravissimo, Ducati è assolutamente l'esempio più evidente di tribù. Poi, ovviamente, per raggiungere e portare questa promessa di valore abbiamo bisogno della comunicazione. È abbastanza banale, no? Però la comunicazione è tutto oggi. Oggi non possiamo non comunicare sui social media, perché sennò qualcuno lo fa al posto nostro. E poi c'è il positioning, che è l'unico termine un po' tecnico del branding, che è un termine difficile. Ma altro non è che, se ci pensate, la posizione che abbiamo noi rispetto agli altri nella mente del cliente. Quando ci deve scegliere, perché ci sceglie? Per una ragione specifica, no? Ma in basso abbiamo quello che fa impazzire tutti nei social media marketing, il ROI, no? Ieri ho incontrato Paolo Ratto, no? Il ROI, che è il terrore. Il ROI perché? Perché a sinistra ci sono gli investimenti chiari che uno deve fare, quindi il piano di azione e i soldi da spendere. A destra ci sono i risultati, come vedete. E i risultati non sono i risultati economici, che è poi l'obiettivo finale di tutti, no? Ma sono molto immateriali, sono appunto, come dicevo prima, prestigio, visibilità, notorietà. Quindi noi possiamo iniziare, per esempio, in maniera molto rapida, vi garantisco, potete scaricarlo dal sito personalbrandingcanvas.com/it, c'è la versione italiana che vedete, ed è gratis, tra l'altro non l'avevo detto, giusto per la cronaca, no? Lo scaricate in Creative Commons, potete usarlo anche per lavorare e far consulenza, perché è gratis, e poi cosa fate? Iniziate a, usando i post-it, quindi una tecnologia assolutamente avanzata, li appiccicate rispondendo alle domande che vedete sulla mappa. Rispondendo alle domande, pian piano verrà fuori una big picture, come dicono, no? Gli americani, cioè una immagine grande e chiara di quello che siete rappresentati e di come vi comportate adesso. E poi verrà naturale iniziare a pensare a come posso migliorare. E quindi inizia a implementarsi un processo di design, proprio di progettazione. E vi garantisco che nella mia esperienza, sia in corso che in consulenza, io dico di un ordine di grandezza, ma vi posso garantire che almeno di un terzo più veloce è questo processo. E soprattutto non c'è bisogno di sapere tutti quei termini strani che una volta era obbligatorio conoscere nel branding. Certo. E per fare però tutto questo, quindi per avere il minimo, il know-how di base, c'è bisogno sicuramente di formazione aziendale. E quindi la mia domanda che pongo a Osvaldo è: a che punto sono le aziende a questo punto per quanto riguarda la formazione aziendale? Allora, io volevo un attimo riprendere una tua domanda di prima di risponderti, perché hai lanciato un bel gancio che Luigi ha afferrato in parte, ovvero questo ritorno al passato. Esatto. Cioè, c'è un ritorno al passato vero e proprio, nel senso che l'imprenditore che inizia a mettere la faccia su queste operazioni, noi lo abbiamo avuto 25 anni fa, cioè si chiamava Giovanni Rana, si chiamava Francesco Amadori, ed erano quelli che avevano capito che prima di fare pubblicità al pollo o al raviolo bisognava avere una credibilità personale, cioè dovevi essere tu che vendevi il tuo prodotto e come lo vendevi. Stamattina ero in Amadori e ci hanno raccontato la storia di come è nato quel momento in cui hanno deciso di giocarsela in prima persona. Cioè, è arrivata la Viaria nel 99, loro sapevano di non avere quel problema nel momento in cui tutti i competitor stavano svendendo i polli per paura di non venderli mai. Hanno detto: no, noi andiamo a dirlo noi con il nostro fondatore e a spiegare che quel problema non c'è, che i nostri polli sappiamo da dove vengono, i nostri mangimi li facciamo noi in casa e via dicendo. Il personal branding c'era 25 anni fa, così come tutti questi strumenti che sono fantastici, a partire da i business model da cui Luigi ha preso ispirazione, che poi non è nient'altro che un ritorno alla lean vera e propria, alle infografiche. Cioè, parliamoci chiaro, noi non leggiamo più, il problema è quello. Anche io, nei progetti che stiamo facendo con la mia community, non facciamo più brochure, non mandiamo più email, non facciamo
praticamente più newsletter o altra roba, facciamo infografiche perché la gente ha 3 minuti di attenzione quando è grassa, deve vedere 5 immagini e capire di che si tratta. È un ritorno al passato, non c'è, è un'involuzione, non è un'evoluzione il digitale, parliamoci abbastanza chiaramente, è un'evoluzione di strumenti, ma di concetti purtroppo è un ritorno al passato terrificante. E sulla formazione, cioè, esatto, sulla perfetto, formazione. Lì sarò molto più breve. Siamo a un punto morto, siamo a un punto morto, siamo a un punto morto. Siamo a un punto in cui le aziende fanno formazione se obbligatoria, quindi vediamo quelle schifezze fatte da consulenti stranoti sulla 626, sulla sicurezza, quella roba che l'azienda deve fare perché sennò arriva qualcuno e gli fa la multa. Oppure si fa formazione finanziata. Per cui se arriva Luigi in azienda che farebbe tanto bene a un'azienda ascoltare, se Luigi trova il modo di farsi finanziare attraverso fondi impresa o altre cose, buon per lui e qualcuno lo chiama. Ma se l'azienda deve spendere tot mila euro per un corso e darli a Luigi, ti diranno subito non c'è il budget. E questo è purtroppo un brutto ritorno costante che io vedo in tante aziende che non investono sul proprio personale, preferiscono tagliarlo il personale piuttosto che insegnargli a essere più efficace. 2014, secondo te, ti faccio una domanda così a bruciapelo, tu pensi che le aziende ancora stanno decidendo se investire o meno nei social, quindi anche in consulenti, come ce ne sono tante qui di persone importanti che fanno consulenza per le aziende, oppure ormai è talmente indispensabile che lo danno per scontato? È talmente indispensabile, ma la generazione degli imprenditori, Luca Carbonelli non fa nessun testo perché è una percentuale assolutamente, assolutamente infima di cui non vale neanche la pena parlarne, ma la generazione degli imprenditori ha un'età talmente alta che sentirgli parlare, andargli a parlare di social è come andargli a parlare del Pingotronic, dicono no vabbè ma noi coi videogiochi non ci possiamo. Dall'altra parte purtroppo c'è da dire che c'è una quantità di scuole di digital e di consulenti che scopiazzandosi le presentazioni fra di loro, andando ad ascoltare quelli un po' più ferrati, diventano automaticamente consulenti che fanno dei disastri nelle aziende, che la metà basta e le aziende non ne vogliono più sentire parlare. Prima Luigi ha parlato di un argomento che io qui, almeno in Campania, ne sento parlare pochissimo. Ne ho sentito parlare molto di più al nord, ma soprattutto all'estero, il ROI, no? Il sapere praticamente i risultati che si hanno da una campagna pubblicitaria, da un investimento fatto nei social. E questa è una cosa che ormai deve diventare fondamentale, perché ci sono delle aziende che, come dicevi tu, si fanno seguire da persone che sono poco preparate o comunque sono addirittura improvvisate direi. E fanno dei bagni di sangue allucinanti, quindi pur di non investire magari X lire che giustamente bisogna dare a un professionista, si fanno affiancare da persone che prendono un quarto ma che fanno dei disastri che sono poi moltiplicabili per 100. O persone che prendono 10 volte di più ma sono dei professori. E lì ancora peggio. Però io rubo a Luigi una frase fantastica sul ROI, cioè lui ha una slide bellissima che dice quando qualcuno chiede del ROI in digitale muore un unicorno. Ecco. Esatto. Purtroppo mentre invece sarebbe molto utile che gli imprenditori facessero una bella analisi di qual è il ritorno dell'investimento nel fare formazione a un commerciale che ha 10 anni di esperienza in quell'azienda e continua a lavorare nello stesso modo e lavorerà nello stesso modo per altri 10 anni quando tutto il mondo intorno è cambiato. Lì il ritorno dell'investimento è potentissimo. Peccato che pensi che è la persona che non sa più lavorare semplicemente perché di fatto non gli stai dando gli strumenti per guardare fuori. Esattamente. Continuiamo a parlare di brand. Ne voglio parlare con Davide Basile. Devi sapere che un bel po' di anni fa, ma parecchi anni fa, io ero piccolo e c'era una lotta sempre con mia mamma che voleva, lei voleva farmi usare le magliettine praticamente di lana, io volevo quelle di Original Marine.
quelle a mezze maniche, quelle fighe, quelle americane. Allora, visto che tu ora proprio ti occupi del marketing, insomma, di Digital Marine, vorrei parlare con te un po' di un case history, no? Parliamo un po' di qualche cosa di pratico, parliamo un po' di Original Marine, qual è il brand, come lo sta comunicando, a che punto anche sono loro, soprattutto qui in Campania sono fortissimi, ma loro sono in grandissima espansione sia in tutta Italia ma anche in maniera internazionale. Sì, Original Marine è un'azienda diversa da Caffè Carbonelli, nel senso che non abbiamo quell'identificazione imprenditore brand che invece c'è con Luca. Ma l'abbiamo detto che Luca è un caso a parte, l'ha detto prima sia Osvaldo che Luigi. Però, come dici tu, originalmente è una realtà che è leader nel settore del fashion kids in Italia e si sta espandendo sempre di più all'estero, quindi è una realtà importante che fattura diversi milioni di euro e quindi anche come dimensione è un'azienda non piccola. Io soprattutto che nel corso degli anni, scusami se ti interrompo, ha saputo stare al passo con i tempi, voglio ha dire. Ha saputo stare al passo con i tempi, ha saputo anche lavorare sui valori che stanno attorno al brand, perché Original Marine una decina di anni fa era un brand anche come marchio molto molto più basso di quello che oggi, era associato anche a vendita su mercatini qui in Campania, quindi aveva... Si faceva poca attenzione al valore che c'era attorno al brand, invece si è saputo lavorare molto creando un sistema di valori attorno al brand e comunicandolo bene all'esterno. Poi dopo una domanda per te. Sì, sono qua per questo. Diciamo che io sono in Original Marines da quasi 2 anni e mi occupo di tutto quello che è la parte digital in Original Marines, digital marketing. Io dico sempre che il mio lavoro è introdurre la cultura digitale in Original Marines piuttosto che occuparmi del digital marketing in Original Marines. Perché? Perché Original Marines è un'azienda che nel 2013 ha compiuto 30 anni, che però in ambito digital deve fare molti passi. Quello che stiamo facendo è un po' quello che hanno raccontato Stefano, Luigi e Osvaldo prima, no? Stiamo lavorando per non per fare attività di marketing sul digitale semplicemente, ma per fare in modo che prima di tutto la proprietà, chi poi ha più potere decisionale in azienda, si allinei e inizi a capire e a comprendere il mondo del digitale a 360 gradi, le potenzialità che ci sono sia verso l'esterno, quindi verso i nostri consumatori, sia verso l'interno, quindi stiamo provando a introdurre tutte le logiche di social collaboration, di CRM improntato al digitale, stiamo facendo dei passi faticosi, perché è un lavoro molto faticoso in un'azienda di questo tipo. Domani andrò a un evento a parlare di introdurre il digitale in un sistema retail complesso. Il nostro è un sistema, tra l'altro, all'80% in franchising, quindi trovi a dover non combattere, ma avere a che fare sia con il tuo imprenditore, ma anche con 500 piccoli imprenditori nei franchising. Quindi stiamo facendo un po' questo percorso, un percorso faticoso, però abbiamo iniziato proprio quando sono entrati in Original Minds con delle sessioni di formazione sul digitale, quindi anche per allineare il marketing, ma non solo, anche abbiamo coinvolto il commerciale, la formazione in tutta una serie di incontri formativi perché proprio c'era gente che era a digiuno, diciamo, di qualsiasi cosa si trattasse del digitale. E poi stiamo lavorando per piccoli passi, ma passi solidi, cioè piuttosto che correre e poi rischiare di trovarci a cadere e non poterci rialzare, stiamo facendo piccoli passi ma convinti. La domanda... Sì, ne ho varie, vabbè, potremmo stare qui fino a domani ma non abbiamo questo tempo, no. La prima cosa che volevo chiederti è attualmente il vostro target di riferimento. Sì. E soprattutto in Italia, lavorate soprattutto all'estero? Perché in base a questa risposta ti faccio un'altra domanda. Allora, noi in Italia siamo presentissimi, abbiamo quasi 600 negozi sul territorio italiano, il nostro brand a livello proprio di marchio è tra i più conosciuti, da una ricerca di Eurisco è secondo solo a Benetton sull'Italia, quindi l'Italia per noi è un mercato importante, è il mercato principale, ma è un mercato anche un po' saturo, quindi per continuare a crescere dobbiamo per forza guardare all'estero, quindi i prossimi anni saranno sicuramente rivolti più all'estero, continuando ad avere un'attenzione particolare all'Italia, ovviamente non ce ne dimentichiamo. Circa 2 anni fa, in una seduta di laurea, uno studente ha portato una tesi, insomma, dove si parlava del vostro brand
E quello che era emerso è che nelle vostre campagne pubblicitarie, che ne fate tante, sono anche molto ben fatte, veniva fuori sempre e soltanto la famiglia americana, nonostante però poi dopo voi la vostra comunicazione era sul territorio nazionale. Assolutamente. E questa cosa, c'erano un po' due schieramenti, no? Original Marine, già il Marines, già il brand parla, sembra molto con lo slang americano. Però poi dopo siete italiani, come vi siete divisi? Perché spingere molto sulla famiglia americana, con questi, sia una bella famiglia bionda, occhi azzurri, così, però sul territorio italiano? Allora, diciamo il concetto di americanità, la famiglia americana è un po' nel brand, è un po' anche nella storia dell'azienda, no? Original Marines viene dalla t-shirt originale dei Marines, cioè quando hanno fondato l'azienda 30 anni fa, l'azienda produceva solo t-shirt, quelle bianche americane che si mettono sotto le camicie di jeans che si vedono nei telefilm. E sì, erano doppie. No, le facevamo bene, tra l'altro con cotone non americano in quel caso, ma che veniva dal Brasile, quindi e ne vendettero 25 milioni di magliette, quindi il primo successo è stato quello delle t-shirt. E lì l'associazione col valore dei Marines americani è stata poi stressata negli anni per costruire un po' il brand, quindi l'abbiamo nel nostro DNA. Ovviamente, e anche quello poi della famiglia americana è stato un concetto su cui a livello di marketing abbiamo giocato molto in questi anni. Però ora è proprio in atto un'evoluzione dovuta a due fattori. Uno, al fatto che è uscita fuori dalla produzione la linea uomo, quindi il concetto di famiglia già in questo è venuto un po' a cadere. E poi perché l'espansione internazionale, certe volte la troppa vicinanza ai valori americani ci dà qualche problema nell'espansione internazionale, e anche perché c'è stata la riflessione a cui mi spingevi tu, il fatto cioè che rivolgendoci principalmente a un pubblico italiano, parlare troppo di famiglia americana poteva essere problematico. Quindi l'evoluzione che stiamo avendo è quella di mantenere questo sfondo di americanità che comunque abbiamo nel brand, abbiamo già proprio dal logotipo, il nostro marchio richiama la bandiera americana, ma iniziare però a staccarci un po' da questo concetto. Ora stiamo più puntando su concetto di originalità, cioè quest'anno il primo wave di campagna è stato proprio it's time to be original, cioè è tempo di essere original. Original per noi significa distinguibile, quindi noi vogliamo essere in un mercato che comunque è affollato di competitor. Oggi non c'è più la competizione solo con i brand che fanno abbigliamento per bambini, c'è la competizione con i brand che fanno abbigliamento a livello globale, no? Zara e H&M sono da considerare i nostri competitor, quindi noi in questo mare di competitor dobbiamo cercare di essere originali, nel senso di essere distinguibili, quindi stiamo puntando molto di più sul concetto di originalità anche nell'approccio a tutto quello che raccontavamo prima, quindi stiamo provando a introdurre internamente anche dei concetti nuovi, quindi questa sarà un po' la strada che percorreremo da adesso in poi. Bene, allora, prima abbiamo parlato un po' del concetto dell'imprenditore, abbiamo parlato un po' del concetto del brand. Allora, prima di passare la parola a Luca Carbonelli, che è il direttore marketing di Torrefazione Caffè Carbonelli, che è il padrone di casa qui, e quindi dobbiamo ringraziarlo di tutto, anche per queste cose che sono sempre importanti. Io prima me ne stavo andando, perché comunque sono la mosca bianca. No, ma gli ultimi saranno i primi, lo sai. Sempre per quanto riguarda questo convegno che ho tenuto ieri con Barilla, nel 1979 dovete sapere che Pietro Barilla, in un momento negativo della vita, perché erano due fratelli, ma soprattutto anche economicamente, divise praticamente il 50% col fratello e decisero di vendere l'azienda a una multinazionale americana. Questa multinazionale americana, esatto, poi si trovò un po' in difficoltà negli anni successivi, perché stiamo parlando insomma di periodi molto difficili per quanto riguarda l'economia italiana, aggiungerei come al solito, e mi dicevano che, cioè, la cosa che è emersa è che Pietro Barilla passava fuori dal suo stabilimento piangendo tutte le mattine, perché voleva in qualche maniera tornare a essere imprenditore del suo brand. E quando praticamente gli americani decisero di rivendere, perché in Italia c'era il calmiere per quanto riguarda i prezzi, la pasta era stata imposta a un prezzo base, per gli americani che avevano un'ideologia di libertà era assolutamente impossibile da tenere una strategia del genere, riacquistò la sua fabbrica e poi ha avuto il successo che abbiamo. E qui abbiamo invece un esempio proprio di imprenditore di se stesso, e quindi a Luca vorrei chiedere l'importanza dell'uomo proprio dietro al brand. Io dico oggi l'importanza di percepire gli uomini che sono dietro al brand, dietro alla marca, è fondamentale per il consumatore.
ogni marca, ogni brand comunque ha un interlocutore che appunto è il cliente, il consumatore. Io iniziavo qualche anno fa i miei interventi dicendo appunto: immaginate se in questo momento, invece di parlare Luca Carbonelli di Caffè Carbonelli, ci fosse un Enrico Brignano a parlare di Lavazza, che cosa poteva mai proporre, dire? Però oggi magari il brand Lavazza è associato all'immagine di Brignano, oppure il brand Nespresso, parlando di caffè, potrebbe essere associato a quello di Clooney. Ecco, sono stati presi tanti punti fin questo momento per me fondamentale, parlando di cultura del digitale da portare in azienda, come ha ben spiegato Davide, parlando di cultura digitale, parlando in azienda non solo a favore del brand, ma proprio di tante imprese che hanno bisogno oggi proprio di approcciare alla digitalizzazione, proprio anche per svoltare. È quello che invece stiamo facendo con CNA. E io posso testimoniare appunto il ROI della formazione. Io ho investito sulla formazione di me stesso, quindi studiando sulla formazione oggi posso dire, ecco, siamo qui prima a proporre la nostra testimonianza come Caffè Carbonelli in giro un po' per l'Italia, poi a cercare di divulgare questo tipo di formazione un po' a, ecco, alle imprese che vogliono, hanno la pazienza di ascoltarci magari per imparare qualcosa. Il ruolo della formazione arriva ad essere tutto, sia sulla comunicazione del brand sia nel fatturato poi del brand, anche perché noi grazie proprio alla nostra comunicazione riusciamo ad effettuare delle vendite online, quindi andiamo oltre quella che è la mera promozione e pubblicità della marca, anche perché ecco il vero ROI poi ci insegnano che è la crescita del fatturato. Noi riusciamo fortunatamente a far crescere il fatturato grazie alla nostra comunicazione. Questo lo facciamo usando i social, non posso purtroppo ancora dire usando i social all'interno dell'azienda con i miei dipendenti, perché purtroppo, fortunatamente per il momento stiamo riuscendo a crescere pian piano per quello che è la nostra realtà. Io però, ecco, da imprenditore sono magari l'esempio concreto che usando i social, cercando un attimo di digitalizzare proprio l'azienda al 100% in quella che è la sua funzione, riusciamo ad ottenere dei risultati effettivamente tangibili, passando, ecco, come ho detto spesso, da un cambio di struttura da 100 metri quadri, per dare due numeri, no? Da 100 metri quadri a 600 metri quadri, da un fatturato dal 2006 che magari è decuplicato rispetto dal 2006 ad oggi. E questi possono essere tante risposte un po' a vari punti che abbiamo toccato. Prima Luigi Osvaldo, non ricordo bene, ha parlato di posizionamento. È una parola che un po' di questi periodi è andata un po' persa, è una delle cose che fa parte alla base di tutte le strategie. Beh, chapeau per te, perché in questo momento Caffè Carbonelli probabilmente ha un posizionamento strategico giusto, è riuscito a trovare una sua collocazione in un mercato che comunque è difficile. Prima tu hai annoverato dei brand che non sono da poco, voglio dire, e quindi la strategia che hai adottato a monte, anche quello di fare investimenti su te stesso, poi alla fine ti sta premiando. Quindi come da quello che tu hai appena detto, da quello che ha detto Luigi, Osvaldo e tanti ospiti che sono qui, quando praticamente le cose vengono fatte, studiate o comunque calcolate anche strategicamente, poi dopo alla fine i risultati probabilmente arrivano anche, soprattutto anche con la costanza e l'impegno, ma anche quel sogno che fa parte un po' dell'imprenditore, no? Ne hanno parlato tantissimi, l'abbiamo studiato all'università, voglio dire, sempre il sogno, il brand dell'imprenditore, quindi è fondamentale e tu sei veramente un case history vivente, ecco, guarda, diciamolo così. Io ho avuto la fortuna di, abbiamo prima parlato di marchi storici come Barilla, Rana, Amadori, ora io rappresento Caffè Carbonelli. Possiamo notare un elemento comune, che poi è uno dei capitoli di un libro in cui sono stato citato, menzionato, ed è un onore per me essere tra questi nomi, che è Made in Italy, cioè esatto. I 15 consigli per fare impresa in Italia oggi. Uno di questi capitoli dice appunto che l'impresa, le più grandi imprese italiane sono cognomi. Quindi fa un attimo lo storytelling appunto di tutte queste imprese. Tra queste imprese oggi ci siamo noi. Perché una scala di una, come dire, si partiva da Aristotele fino come primo imprenditore, come esempio, fino ad arrivare oggi a Caffè Carbonelli, io il più giovane magari. E tra questi si studiava appunto il caso di Giovanni Rana, il caso di Piaggio,
gente, persone, imprenditori che comunque hanno saputo farsi valere, hanno anche rialzato le proprie aziende, come diceva prima Osvaldo, esatto, in momenti critici, effettivamente critici. Noi fortunatamente, ecco, uno dei nostri momenti critici è stato appunto il 2000, cioè gli anni a tracollo del nuovo millennio, e siamo fortunatamente riusciti, grazie appunto a quello che dicevo prima, alla digitalizzazione, a riproporci sul mercato. Sarebbe bello, è una cosa che non si può fare, ma sarebbe veramente bello farlo, sentire tipo la mentalità di un Enzo Ferrari, no? Stiamo parlando di persone che sono, che hanno fondato delle aziende del genere, che ora sono famose in tutto il mondo, e parlare con lui oggi di social media, o comunque di social marketing, o comunque di corporate branding, con una persona che, come dicevi tu, ha fondato un'azienda, ma la faceva in prima persona, un po' come fai anche tu, no? Andava lì nelle catene di montaggio, andava lì sui campi, sui circuiti, per vedere quello che facevano poi i suoi meccanici, i suoi piloti. Li sceglieva personalmente? Ma io credo che sarebbero molto più avanti di tanti, ecco, pseudo formatori di oggi. Riuscirebbero ad aprire la propria azienda. L'evento scorso con Stefano Micelli, ed è una poi delle slide che porto un po' in giro per gli eventi, no? È oggi la necessità di abbandonare quello stupido segreto aziendale che si è portato avanti comunque fino a qualche anno fa, ecco, ovviamente andiamo a fare il caso limite della Coca-Cola con la sua ricetta segreta, ma ce ne sono tantissimi, lì sono casi di successo, ovviamente. Noi parliamo di segreto aziendale proprio come imprenditori che vogliono tenere chiuse le porte della propria azienda. Adesso ci troviamo qui, ovviamente che siamo fuori sede Caffè Carbonelli, ma ovviamente uno dei prossimi incontri spero che sia proprio all'interno della nostra sede, dove si può vedere il processo di produzione del nostro prodotto, la distinzione tra le varie miscele, e questo credo che sia un punto di forza da poi proporre, condividere quindi sui vari canali social. E credo appunto che una persona come dell'intelligenza di Ferrari, dell'intelligenza, ecco, di Giovanni Ran, oggi sarebbero propensi proprio all'apertura dei propri stabilimenti, per far sì appunto che la loro filosofia aziendale venga condivisa e possa, ecco, far crescere sia quella che è la comunicazione, che poi sicuramente quello che sarà il fatturato. Ma prima con Luigi per esempio parlavo di tribù, no? O comunque, se lo vogliamo chiamare tribal marketing o marketing tribale, come lo vogliamo girare, come lo vogliamo dire. Ducati ad esempio ha utilizzato ormai da un po' di anni a questa parte quello che hai detto tu, no? Apre l'azienda ai tanti appassionati, quindi il fruitore del mezzo Ducati non è solo una persona alla quale si vende una motocicletta punto e basta, ma fa parte della tribù Ducati, quindi viene incentivato per il brand, è portato ad acquistare prodotti Ducati, che può essere solo il merchandising, a partire da cambiare la motocicletta ogni anno, ogni 2 anni, e addirittura nei gran premi che si tengono in Italia, uno su tutti, quello del Mugello, viene destinato una tribuna di 4.500 posti, esatto, ai dipendenti anche di Ducati, che si sentono partecipi della tribù Ducati. Quindi, come dicevi tu, il brand al centro, e poi praticamente l'apertura totale dell'azienda. Assolutamente. Io poi approfitto pure, perché credo tra oggi, domani, l'arco di pochi giorni comunque, ecco, uscirà pubblicamente sul progetto di Google, che è Eccellenze in Digitale, appunto il nostro caso aziendale. Quindi, ed è stato titolato appunto come la creazione della community, basandosi ovviamente sul nostro blog, che è il Salotto del Caffè, cioè come, ecco, cercando di creare una community, una tribù. Il nostro è un esperimento di crowdsourcing, in pratica, praticamente cercando dei contenuti, dei contributi da parte di amici a far crescere appunto questo nostro corporate blog, che un attimo si distingue dai soliti che vediamo, e appunto questo fa nascere una comunità intorno poi al brand Caffè Carbonelli. Prima di chiudere, passare magari a qualche domanda, volevo fare un giro, insomma, di risposte veloci, parlando con voi di che cosa secondo voi oggi, ma soprattutto vedendolo un po' in prospettiva futura, le aziende possono fare ancora per quanto riguarda la corporate branding. Luca, possiamo partire direttamente da te e poi fare sì, un giro. Le aziende cosa possono fare oggi è formarsi, cioè aprirsi, accettare anche i propri limiti, lo dico sempre ovviamente. Purtroppo invece viviamo in un mondo dove accettare il limite è come un fallimento,
Questa è una cosa assolutamente sbagliata ed è una delle cose che, ecco, con CNA stiamo portando avanti, cercare appunto di sensibilizzare l'azienda a capire qual è il proprio limite e a trarre beneficio dalla coscienza di questo limite, cioè aprirsi poi a quello che sarà la prospettiva per migliorare. E questo appunto credo che le aziende debbano, per forza è una necessità oggi per le aziende, cercare di approcciare alla digitalizzazione in questo senso, cioè come beneficio per il futuro. Davide. Le aziende oggi possono fare tantissime cose e questo secondo me può essere un problema, cioè spesso ci si perde nelle tante opportunità che il digitale offre perché si prova a coglierle tutte contemporaneamente e si combinano macelli. Quindi secondo me le aziende possono fare tantissime cose, le aziende devono fare una cosa sola, cioè approcciare a questo mondo in maniera strategica, e il canvas che ci presentava Luigi è fondamentale da questo punto di vista, perché molto spesso si passa direttamente alla fase di azione senza aver analizzato se stessi, quello che si è e quello che si può comunicare all'esterno, come comunicarlo e poi andare a misurare. Quindi possono fare tante cose, devono farne una e farla bene. Esatto. Stefano. Ma cerco di riassumere un po', sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Secondo me oggi le aziende, per dire in una parola, devono anche umanizzarsi, nel senso che l'abbiamo visto prima con gli esempi che citava giustamente Luigi, che facevi anche tu sul caso Barilla, piuttosto che cioè il fatto di poterci mettere la faccia, no? Essere umani in questo senso, da un lato metterci la faccia, dal lato accettare i propri errori, i propri sbagli, i propri limiti quando ci sono, dall'altro lato esporre in prima persona quelle che sono non soltanto secondo me i manager, i top manager dell'azienda, ma che sono le stesse persone all'interno dell'azienda. Oggi si parla appunto di social customer, parlando del consumatore esterno, ma si parla anche di social employee, del dipendente che è social, no? Delle persone che quando parlano sui social media parlano a nome dell'azienda, no? O comunque il dipendente che oggi scrive sui social media non è come quello di una volta, nel senso che una volta il dipendente ne parlava con gli amici. Oggi potenzialmente un messaggio lanciato da un dipendente ha una portata sia in termini di benefici sia in termini negativi anche alle volte sull'azienda, che è estremamente può essere anche devastante. Ecco, le aziende umane in questo senso, quindi metterci la faccia, investire in prima persona sulle persone, dal top manager fino ai livelli anche più bassi appunto dell'azienda, che devono essere appunto coinvolti in un processo di azienda più trasparente, più umana e appunto più socializzata. Bene, Luigi. Grazie, sì, visto che lui ha detto già umanizzarsi, io ne dico un'altra. No, delle tante cose che può fare l'azienda, io credo moltissimo, quando mi occupo di corporate branding, credo moltissimo in un concetto che è il brand content. Quello che ha fatto Luca è brand content. Ed è bellissimo che un'azienda, una persona, produca valore per una community, no? Valore che poi rimarrà probabilmente nei tweet, nei video, e nel frattempo si promuova. Invece di fare branded content, cioè invece di anche promuoversi in continuazione, visto che i social non sono il luogo per promuoversi, come esattamente non ci promuoviamo con la vicino di banco, io consiglio molto di fare quello che ha fatto la guida Michelin 115 anni fa. La guida Michelin. Tutto qui. Beh, Osvaldo? Io dico due cose. Meno Facebook, più chiavi inglesi, meno comunicati degli amministratori delegati, più amministratori delegati curiosi, ovvero io vedo due cose, le aziende non si aprono, quando invece io ho un'esperienza di un master che abbiamo realizzato per scommesse e per divertimento con la mia community, dove portiamo le persone non in una classe ma all'interno delle aziende, dove le aziende, al di là di partorire delle slide con dei numeri, raccontano delle loro case history concrete e raccontano anche dove hanno delle difficoltà, e lì trovano delle persone con le quali dialogare. Non dimentichiamoci che il Mulino Bianco, con il sito del Mulino Che Vorrei, parlando con le casalinghe attraverso una pagina internet, ha rimesso in produzione delle
merendine che avevano dichiarato, che tutte le analisi di mercato avevano dichiarato morte e che invece sono resuscitate in una maniera incredibile. Quindi dialogare con le persone perché trovano magari su quella sedia lì qualcuno che riesce anche a dargli delle idee, a risolvergli un problema. L'altro argomento che a me è abbastanza, è uno dei miei puntini, è quando dico che le start-up in Italia è difficile che riescano ad avere delle grandi emersioni, molto dipende da un problema culturale, ovvero gli amministratori delegati in America hanno come compito quello di aprire le porte a questi ragazzi e a raccontargli, a spiegargli come possono migliorare. Gli danno dei suggerimenti, li fanno ritornare e poi magari comprano quei progetti. In Italia parlare con un amministratore delegato è impossibile. Cioè c'hai 27 segretarie, non gliene frega niente, probabilmente hanno 90 anni e non gli importa nulla, oppure sono semplicemente dei manager a cui piace andare alle riunioni delle associazioni di categoria o farsi vedere nei begli ambienti, ma di parlare con uno che magari ha l'idea dell'anno non gli interessa. In questo caso però ti dico che qualcosa all'interno dell'università, lo faccio in prima persona, si sta facendo, che è quella di inizializzare alla mentalità imprenditoriale gli studenti. Noi abbiamo fatto una startup interna che si chiama Way Out, dove cerchiamo di dare quella forma mentis giusta, insomma quantomeno gli diamo i piccoli strumenti di base, poi l'idea deve partire naturalmente da loro, per cercare di avere una mentalità imprenditoriale vincente. Ecco. Io spero che queste cose funzionino. Dall'altra parte penso anche che chi non è mai stato in un'azienda non possa insegnare alle persone a come si sta in un'azienda. E purtroppo è pieno di professori e molto poco di persone che si sono sporcate le mani e che raccontino ai ragazzi che cosa succede dentro un'azienda e cosa bisogna fare per fare impresa. Sicuramente. Se c'è qualche domanda che qualcuno vuole fare, sì, prego. Sì, tanto si sente tranquillamente. No, parlo per Alessandro, ah, però non si sente. Ah! Sì. Oppure viene qua. Sì. Luca. Credo che lo sentiamo, ascoltiamo tranquillamente. Ecco, perfetto. Abbiamo. Okay. Si sente? Sì. Buonasera, mi chiamo Fasano, sono aziendalista. Due domande. Una sul ROI. Un ROI efficiente, soddisfacente. Di che dimensione può essere, e un miglioramento del ROI è da attribuire alla comunicazione, alla formazione o anche ad altri elementi? Luigi. Io. Questo è per te. E sono già morti quanti unicorni? L'olocausto degli unicorni. Allora, per rispondere in maniera semplice, non lo so. Cioè, nel senso, non so lei. No, quale, e penso che nessuno possa dare una risposta in pochi minuti a una domanda molto ampia. Secondo me tutto parte prima dal business model, quindi più che dalla comunicazione, insomma. Poi se lei mi chiede quanto è ROI dei social media, non muore un unicorno, muore qualcosa di più grosso, no? Perché insomma, se io ho parlato proprio ieri con Paolo Ratto, che cito molto volentieri, che ha dei modelli di ROI, anzi le consiglio di guardare Paolo Ratto, il suo blog, che ha proprio un modello visivo per capire bene il ROI, e ha fatto delle dimostrazioni in un corso che abbiamo fatto insieme di come invece si può fare ROI sui social media. Quello che mi preme dire è, quando dicono i social media, il ROI non si capisce, non si sa, no? E dicono assolutamente non convertono. Io dico sempre, no, sei tu che non converti sui social media. Non è che non convertono i social media. È proprio un problema di chi e come fa le cose. Questo posso dire. Qualche altra domanda? Sì, no, sì. Al dottor Basile. Dunque, la società, abbiamo detto... Scusa, Original Money. Sì, Original Money. Sta adottando dei processi di internazionalizzazione? Cosa? Sta adottando dei processi di internazionalizzazione? Sì, 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 sì. Quale? No, se non è un segreto. Cosa? Se non è un segreto. No, assolutamente non è un segreto. Noi ci stiamo guardando molto all'estero, come dicevo prima, perché l'Italia è un mercato che presidiamo molto bene. I processi di internazionalizzazione sono sia processi interni, cioè
potenziamento dell'area estera con l'inserimento di professionalità che possono aiutarci a sviluppare il nostro business all'estero. E poi ovviamente dipende dalle aree. In alcune aree stiamo sviluppando il nostro business, come per l'Italia, con un modello molto simile a quello del franchising, quindi andando direttamente e andando ad ampliare la rete lì. In altre aree stiamo facendo ragionamenti diversi, perché sono aree magari molto più diverse anche a livello culturale, come può essere la Russia, l'India, eccetera. In queste aree stiamo approcciando al business in maniera diversa rispetto all'Italia. Si sente? Sì, sì. Lei ha citato l'India, di cui noi stiamo da 5 anni ad aiutare le aziende italiane ad entrare in quel mercato, quindi di processi, di tecniche, di internazionalizzazione. Assolutamente, non sono uniformi per tutto il mondo, quindi bisogna ragionare in base anche alla cultura in cui si va ad entrare. Bisogna conoscere la mentalità del assolutamente. Consumatore. Per un brand di abbigliamento bisogna conoscere non solo la mentalità del consumatore, ma anche il clima e tanti altri fattori che sono determinanti per un business come il nostro. Grazie. C'è qualche altra domanda? Se parlo con un tedesco devo dire delle cose, se parlo con un italiano ne dico un altro. Addirittura in Italia c'è nord e sud che hanno due tipi di percezioni differenti. Come fate voi in questo caso qua a gestire il personal branding? Fate un messaggio per ogni nazione? Messaggio per ogni nazione. Ah, interessante. Ovviamente dipende dalla persona, cioè tu parli in generale o hai in mente qualcuno in specifico? Ah no, ti dico, poiché noi ci stiamo anche noi occupando di come proporre delle cose in tutto il mondo, ovviamente se tu parli con un americano ti poni in un certo modo, se parli con un tedesco di un altro, se parli con un giapponese addirittura certe cose che parleresti con l'italiano, il giapponese invece non le può sentire. Sì, così diciamo in generale è difficile rispondere, ok? Assolutamente. Però ti dico sì, il problema rimane, quindi assolutamente una persona non può promuoversi in maniera identica in tutte le nazioni. Certo che se parliamo di una persona che in Italia che deve fare business promuovendo se stesso con le tecniche del branding e sta pensando già all'internazionalizzazione, quindi a raggiungere tutti quei mercati, ha un budget in mente non da poco, insomma, quindi probabilmente è anche una celebrità e ha un brand di altissimo livello e quindi può assolutamente affrontare quei mercati con la giusta declinazione. Faccio l'esempio pratico, se no andiamo. Supponi che ci sia un artigiano che faccia presepi. Scusa? Un artigiano che faccia presepi. Sì. Ok, quindi è un artigiano che ha un budget non elevatissimo, però vede che la scultura di un certo tipo può avere successo in Giappone, può avere successo in Russia, può avere successo in un mercato che non sia quello affollato italiano. A questo punto qua non puoi manco pretendere che questo artigiano si faccia un anno da una parte o dall'altra. Quindi in che modo, se tu volessi aiutare qualcuno, gli secondo okay? me lui è interessato, cioè la gente, se prendiamo caso di questo ipotetico artigiano, sono interessati a lui se fa presepi, immagino che sia napoletano, no? Giusto? Fatti presepi per dirti qualsiasi altra cosa. E quindi sarà interessati assolutamente alla sua cultura, alla sua personalità unica e meravigliosa che rappresenta questo tipo di artigiano locale, no? E pertanto secondo me deve rimanere se stesso in maniera totale, perché è quello che interessa a qualsiasi mercato nel mondo. Sentiamo un po'. Io ho avuto un'esperienza interessantissima di personal branding in Cina e ti dico, la mia esperienza è stata molto particolare e interessante perché ha avuto un successo clamoroso l'attività che abbiamo fatto e quindi mi ha fatto molto contento. Ho dovuto usare le tecniche di branding degli anni 90. Perché è quello che aspettavano i cinesi. Certo. Volevo sentire proprio su questa tua domanda Luca Carbonelli, perché lui comunque lavora tantissimo anche per quanto riguarda l'e-commerce, quindi come piattaforma siamo sul world, e quindi magari puoi rispondere proprio tu alla domanda per dire come fai a comunicare, visto che stiamo parlando neanche più in Italia o internazionale, stiamo parlando nel mondo. Guarda, mi riallaccio prima anche al caso che ha citato Osvaldo, cioè al mulino che vorrei. Ero al Social Business Forum 2-3 anni fa, non ricordo quando, e ci fu un piccolo, come dire, una visione contrastante che ebbi proprio con Pepe Moder su questo tema, proprio perché Pepe Moder è l'inventore, l'ideatore del mulino che vorrei,
E praticamente lui, c'era appunto una domanda simile in sala, e Mulino Bianco per ogni paese in cui ha mercato usa un determinato linguaggio. Quindi io personalmente sono contro questo, nel senso io sono molto per la centralizzazione della comunicazione. Ovviamente si tratta di mondi totalmente diversi, per me sicuramente oggi molto più semplice. Quello che per me è fondamentale domani, ecco, facendo formazione, è fare formazione in azienda anche per quel tipo di mercato, ma non con semplici traduzioni, anche perché noi io credo che l'utente, il cliente che riesca ad arrivare al tuo prodotto grazie alla cultura che tu fai del prodotto. Il presepio è uno dei casi, nel senso oggi se un cinese si interessa al presepio napoletano, si interessa per la cultura di questo. Io devo essere bravo appunto a dare tutte le informazioni necessarie anche alla sua domanda, alla sua cultura, nel senso lui deve interessarsi al mio prodotto, deve capire la mia filosofia aziendale, la mia storia, la mia cultura sul prodotto e deve accettarla e prenderla per sé. Sarà lui ad acquistare il mio prodotto, non sarò io a promuovere il mio prodotto nella sua cultura, perché non ci riuscirò mai. Qualche altra domanda? Sì, prego. Allora, ci siamo. Due domande, sarò abbastanza veloce. La prima è per Davide, giusto? Ci Però... piace Original Marines. Sì, sì, e mi fa piacere. Ho trovato molto intelligente questo passaggio di strategia dal Marines all'Original, quindi avete spostato l'attenzione perché avete colto le difficoltà di mercato che c'erano appunto in corso. Sì, anche una precisazione, non solo per le difficoltà, ma anche perché avendo lavorato per 7-10 anni su quell'aspetto bisognava... Scusi, interrompo un attimo. Volevo salutare Stefano che sta andando via, quindi approfitto un attimo per interrompo Davide per salutarlo e ringraziarlo per... la presenza, per la collaborazione e per la disponibilità. Stefano Besana, grazie Stefano di essere stato. Grazie a voi per avermi invitato e per averci dato questa occasione di presentare la ricerca, e per qualunque domanda o per continuare la discussione online è sicuramente il posto migliore. Ricordiamo anche il sito internet www.socialcollaborationsurvey.it. Benissimo, Stefano. Comunque se ci cercate, cercate il nome come insegna Luigi e escono i siti. E ci rivediamo presto. Grazie. Bene. Ciao Stefano. Dicevo, quindi non solo per le difficoltà, ma anche perché avendo lavorato svariati anni sul concetto di americanità, si voleva un attimo passare all'altro. La domanda è molto semplice. Sì. Volevo capire, un passaggio strategico come questo in termini di branding e di marketing, che coinvolgimento c'è da parte dei vertici aziendali? Cioè, chi lavora su un passaggio strategico come questo? Sì, diciamo che la proposta, o comunque la necessità, è venuta dai vertici aziendali, spinti un po' dal marketing, perché diciamo noi all'interno dell'azienda siamo quelli che più siamo attenti a queste tematiche, comunque al rapporto col consumatore. Quindi c'è stata una proposta nostra e abbiamo dovuto anche in quel caso allineare o comunque far arrivare a certi concetti la nostra proprietà, che però io dico sempre c'è che sono stati. Sì. Allora, il nostro presidente è un imprenditore che è un caso di successo, anche lui possiamo citare, comunque in 30 anni ha messo su un'azienda che fattura centinaia di milioni di euro qui in Campania, e ha uno dei tanti pregi è quello di essere consapevole che se in un determinato ambito del business non ha le competenze necessarie, deve dar spazio a chi le ha. Quindi, a differenza di alcuni imprenditori che qui al sud preferiscono stare dappertutto, no? non lasciano molto spazio a chi c'è sotto di loro, lui ha saputo invece fare questo, cioè mettersi un attimo da parte nel momento in cui c'è un'area in cui sa di non essere competente al 100%. Quindi quando noi abbiamo sollevato questa esigenza, è stato molto aperto a questo passaggio, e comunque il passaggio è graduale, nel senso che non è che abbiamo detto non siamo più legati ai valori americani, scordatevi quello che abbiamo detto per 10 anni, saremmo stati dei folli. Stiamo cercando di fare un passaggio per scaglioni, quindi adesso siamo su è tempo di essere original, dall'autunno-inverno anticipazione saremo su io sono original, cioè si sposterà
sul concetto di me consumatore, che sono original all'interno della, uno della stretching genere. Del brand, come dicono sì, quelli bravi. Sì, passaggi di questo tipo non si fanno mai di scatto, altrimenti esatto. Rischi poi di perderti la percezione del consumatore. Faccio una seconda domanda a Luigi. Mentre vi ascoltavo prima pensavo a questa cosa, che si parla sempre di branding legato o a persone o ad aziende. Mi capita invece di notare molto spesso che negli ultimi anni anche il turismo si stia lanciando su questo, penso anche ai logo dei comuni che cercano in qualche modo di emergere. Volevo avere un tuo giudizio molto spassionato su questo spostamento del branding quando si parla di un'entità più astratta. Molto interessante, si parla di branding di tutto ormai, no? Cioè tu hai l'employer branding. I teorici del branding, che almeno ho letto io, dicono che queste cose sono fregnacce. Aria fritta. Si può dire solo branding di prodotto, corporate e persona, è contemplato, grazie al cielo. No? Però perché non usare le tecniche del branding per promuovere. Tutto? Sì. Tra l'altro conosco persone fantastiche su questi argomenti. C'è Alessio Carciofi, c'è Maurizio Goetz, che è un professore dello IUM eccezionale su questi temi del branding turistico. Luigi Centenaro? No. Ah, no? Proprio no, perché io di branding turistico non so nulla, se non che vado in vacanza. E cioè, io non so voi, ma per esempio parlando di branding turistico, per me TripAdvisor ormai è diventato un incubo. Sì. Cioè io decido di andare in un posto, poi apro TripAdvisor e cambio idea. E non andiamo più in vacanza, cioè... Dobbiamo fare un weekend in un posto, no? Questo è un problema enorme. Questo no? Capita anche con le previsioni meteo, allora. Sì, però questo è un problema effettivamente che poi hanno le aziende che fanno, erogano i servizi turistici. Quindi io penso che le tecniche siano quelle, le strategie siano quelle, sono letteratura, vengono usate dalle aziende più di successo al mondo, quindi vale la pena utilizzarle, questo è il discorso. Poi... che si possa parlare, si possa fare bene finalmente, far sapere bene la promessa di valore che può avere un luogo e farla sapere, no, a, diciamo, a una persona potenzialmente in target, senza che pretendere che questo luogo vada per forza sulle magliette, sui profumi, sulle mutande, perché no? Questo mi sento di rispondere. Se c'è riuscita la Nike tanto tempo fa, ci può riuscire anche il comune di Napoli allora. Questo perché è dicendo. Ok, va benissimo. Anche quello di Firenze non c'è riuscito, non c'è riuscito. Crowdsourcing. Esatto. Qualche altra domanda, dubbio, curiosità da qualcun altro? Bene. Allora io, Luca, ti voglio ringraziare te perché sei riuscito a creare qui in Campania, a Giugliano, un qualche cosa che non era stata mai fatta. E quindi ti ringrazio a nome mio, ma anche a nome dei miei amici che sono qui seduti a questo salotto, ecco. E ti voglio lanciare un tema magari per l'altra volta, per la prossima volta, che mi farebbe piacere parlare anche con loro di sostenibilità, un argomento che era già da prendere in esame, se ne parla ancora poco, ma dobbiamo iniziare a parlarne, perché credo che nel 2020, mi do questo come orizzonte, le cose cominceranno a essere drammatiche se non si comincia a parlare di sostenibilità aziendale ora. Assolutamente, io raccolgo l'invito, sicuramente uno dei prossimi temi può essere questo, ecco, lo abbiamo al societing di cui parlavamo prima, quindi assolutamente sì, noi abbiamo questi 6 eventi da qui a luglio, ciò non toglie che ne possiamo aggiungere altri durante oppure ecco, proseguire da settembre in poi. Io ringrazio ovviamente te Antonio, cioè, che poi ci lega un'amicizia, ecco, quando io dico poi facciamo le cose tra amici, no? ne parliamo tra amici col profumo di caffè, questo è il senso di tutto, poi ritrovarsi, chi magari ci si trova in rete perché c'è la distanza con gli altri, chi magari ci si trova davanti a una birra qualche sera a parlare dei temi che poi fondamentalmente fanno parte del nostro lavoro, che poi è la nostra vita. Ringrazio Davide per aver accettato, Luigi Centenaro che è venuto da Milano fin qui, Osvaldo che era da Osvaldo era da stamattina in un'altra azienda amatore, appunto con il suo master, e ha fatto i salti mortali per essere qui, e lo ringrazio personalmente, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Bene Luca, noi ti ringraziamo le persone che sono venute qui ad ascoltarci, e quindi diamo un appuntamento per la prossima volta. Il prossimo il 17 aprile e trattiamo di storytelling. Perfetto, ok, quindi già avete una data, avete anche di che cosa tratteremo, non basta far altro che seguirci e posso usare una frase un po' di tempo fa ma è attualissima, restate collegati, va bene, grazie.